Vieni qui. Vieni da me. Avvicinati. Sì, così. Mangia, è per te. Sì, bravo, bravo, così. A presto, grazie. Il signor Holmquist sta aspettando nella stanza 3 e la signora Soderman nella 4. Mm-hmm. Per favore, dia a Silvia di sbrigarsi. Ci sta mettendo un'eternità con la sua paziente. Eileen. Sì? Ho saputo che il Servizio Sanitario Nazionale non copre l'operazione del signor Mathisen. Lo so, hai sbagliato i calcoli, l'ho notato prima. Probabilmente hai fatto un errore di battitura per colpa della fretta. Un momento, un momento. Io non commetto errori, chiaro? A proposito di errori, non riesco a trovare la cartellina del signor Miller. Tra poco tocca a lui. Sono piuttosto sicuro che sia già stato qui. Sì, 2 anni fa e aveva un'ernia del disco per la precisione. Non c'è di che. Cosa farei senza di te? Pronto, ambulatorio Holberg. Che cosa posso fare per lei? Ciao, Ellen. Sono Gustav. Ciao, Gustav. Come stai? Pia è morta. Saresti così gentile da avvisare tua sorella? Sì. Certo, la chiamo subito. Verrò prima possibile. Cos'è successo? Una tragedia. È morta zia Pia. Oh, maledizione. È una tragedia. Devo andare a Simonsberg. Non puoi andartene adesso. Philip, devo andarci. Qui può sostituirmi Illa. Per favore, raggiungimi appena puoi. Ma certo. Le mie condoglianze. Grazie, Gustav. Ti trovo in forma. Lavorare tanto mantiene giovani. Eccoci qui. Sì. Non riesco a credere che non ci sia più. Pia è sempre stata presente per noi. E Rebecca l'hai sentita? Io trovo sempre la segreteria. Sta arrivando. Sono almeno 2 anni che non ci vediamo. Come sta Magnus? Potrei chiederglielo tu stessa. Mi piace tanto. So quanto le volessi bene. Sono contento di vederti. Tu come stai? Avrai un buon raccolto quest'autunno? Sembra di sì. Un'altra estate così e finirei al verde e dovrei tornare a fare il pilota. In bocca al lupo, allora. Crepi il lupo. Tu come stai? Era un po' che non tornavi. L'ambulatorio va alla grande, Philip, lo sai, non sopporta troppo la campagna. Si annoia. Ellen, se c'è qualcosa che posso fare per te, dimmelo.
Io sono qui. Grazie, Magnus. Phoenix si è davvero superato. Il nostro vecchio campione. Sono tutti figli suoi. Nel fine settimana c'è la grande asta di Stoccolma e volevamo vendere i puledri, ma adesso non so che fare. Ma certo che devi venderli. Chiunque erediterà l'allevamento avrà interesse che l'attività continui. Questo è un guadagno sicuro. Già. È vero, vecchio mio? È stata l'ultima stagione per te. E adesso andrai in pensione. Pia mi ha scritto che avete comprato un nuovo stallone, Mistral. Deve essere un bel esemplare. Te lo farò conoscere. È stata portata via. Potete salutarla, l'ho fatta portare nella sua stanza. Parlava così spesso di quanto fosse bella la sua vita. Diceva di aver ottenuto tutto quello che voleva. Era una delle poche persone davvero felici che conoscessi. Sono contenta di vederti. Ma non posso restare a lungo. È totalmente diversa da come me la ricordavo. Sembra così piccola. Era tanto che non tornavi. 15 anni. Già da bambina trovavo i ritratti dei nostri antenati inquietanti. Un'intera vita condensata in un momento. E non c'è più nessuno che si ricordi di loro. Ma è bello poter riscoprire le tradizioni della famiglia in una casa come questa. Pia ti ha accennato a chi volesse lasciare il suo allevamento? Mm-mm. Presumo a te. Tu sei sempre stata così brava a far le visite. Sì, al contrario di te. Sai benissimo quanto sono occupata. Non posso lasciare lo studio legale. Un paio di giorni di vacanza l'anno non sono la fine del mondo. Pia sarebbe stata così felice che tu fossi venuta. Mi chiedeva sempre di te. Che c'è? Vuoi farmi sentire in colpa? Non potevo venire e basta. Mi dispiace. Mi diceva sempre che sperava che saresti venuta ogni tanto. Hai sentito, papà? Ho provato a chiamarlo un paio di volte, ma ho trovato sempre la segreteria.
E una cosa del genere gliela devo dire di persona? Sì, l'ho sentito. Ma è sempre la solita storia. È in viaggio sulla sua barca, dice di essere molto occupato. Non può venire. Molto strano. Gli è sempre piaciuta, Pia. Aveva cambiato le sue abitudini col bere. Beveva sempre quel terribile liquore di more. È ice wine. Credo che dovremmo brindare a lei, non pensi? Ovunque tu sia, Pia, brindiamo a te. Alla salute. Oh, ma che roba è? Ha un gusto strano. Non c'è da stupirsi che gli piacesse il liquore di more. E Philip viene? Forse al funerale, sì, appena riesce a liberarsi. Ah, già, domani c'è la lettura del testamento. Forse Pia mi ha perdonata e lascerà tutto a me. Vieni anche tu dal notaio. Non mi sembra il caso. Credo che sia solo per voi, per i membri della famiglia. E poi devo preparare il trasporto dei puledri. Aspettiamo qualcun altro? Non saprei chi. Nel caso si riferisca a Gustav Veland, è impossibilitato, ma naturalmente lo informeremo se è stato menzionato nel testamento. Mi riferivo ad Harald Danson. Nostro padre purtroppo non può venire. È un problema. Dovrebbe passare in ogni caso, perché anche lui è stato menzionato per via dei documenti, le formalità, capisce? Allora lo informeremo. D'accordo. La signora scrive. I miei gioielli e i miei pochi fondi liquidi vanno in parti uguali alle mie care nipoti Elin Holberg e Rebecca Hanson. Gustav Veland, che negli ultimi 20 anni ha svolto un ottimo lavoro come amministratore dell'allevamento e come mio migliore amico, riceverà 2 stipendi annuali e otterrà il diritto di abitazione a vita per la sua casa presso l'allevamento. È mio desiderio che continui a esercitare la sua professione di amministratore e supervisore finché lo vorrà. Lascio l'allevamento, la tenuta, tutti i cavalli che ne fanno parte e tutto il mobilio all'interno della proprietà come beni indivisibili alle mie nipoti Elin Holberg e Rebecca Hanson e a mio cognato Harald Danson. Mi auguro una cosa in particolare, che voi, Elin e Rebecca, non soffriate troppo per me. Ho avuto una bella vita, le estati con voi sono stati i momenti di maggiore felicità. Arrivederci, ragazze mie. Simonsberg, 2 aprile 2012, Pia Jacobson. E adesso? Troveremo un acquirente che porterà avanti l'allevamento come voleva Pia. Io non lo voglio e di certo nemmeno papà. Lui naviga per i 7 mari, che cosa se ne farebbe di un allevamento? Dobbiamo assolutamente chiamarlo, il testamento dice che possiamo decidere solo insieme. Ti sarei davvero grata se potessi occupartene tu, tanto sai che cosa voglio. Non riesco a credere che non torneremo più qui. L'allevamento è una parte della nostra vita. Della vita di qualcun altro? Che però ci ha segnato. A nessuno di noi serve questo allevamento. Lo venderemo a un buon prezzo, dammi retta. E ad essere sincera, al momento avrei davvero bisogno di quei soldi. Il mio capo vuole andare in pensione e mi ha offerto di occuparmi dello studio legale. Un tempo sognavamo che anche i nostri figli avrebbero trascorso l'estate qui. Proprio come noi. Avrebbero imparato a cavalcare e a nuotare nel lago. Sogni infantili, Elin. L'allevamento appartiene al passato. Hai ragione. A dirla tutta, anche noi avremmo bisogno di soldi. Philip ha intenzione di aprire una sua clinica. Ma è fantastico. I soldi di Pia arrivano al momento giusto.
Come mai qui? Stavo facendo una passeggiata per schiarirmi le idee. Va tutto bene? Tutto bene, sì. Quando Pia mi raccontò che un pazzo aveva affittato una parte del suo terreno per produrre vino, pensavo fosse uno scherzo. Nemmeno Pia mi aveva preso sul serio. Questo significa forse che non credevi nel mio progetto? Un ex pilota che si specializza nella produzione di ice wine. Sicuramente se ne sentono di storie folli, ma quando l'ho provato sono rimasta molto impressionata, sì? Sono felice che Pia abbia potuto assaggiare il primo raccolto. E io sono felice che il tuo sogno si sia realizzato. È invidiabile riuscire a fare ciò che si vuole. È un diritto, non credi? Intendo fare ciò che si vuole per davvero. Comunque tua zia ci è riuscita. Mi ha raccontato che nemmeno lei all'inizio pensava di poter gestire l'allevamento da sola. Ma alla fine è diventato il posto più bello del mondo. Devo andare. Ci vediamo più tardi. D'accordo. Nuovo acquisto di cui ti aveva parlato tua zia. Fin dall'inizio è stato un cavallo difficile, ma ha un pedigree eccellente. Suo padre è il famoso Abercrombie, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. E sua madre ha già vinto 2 volte il Gran Premio di Oslo. Pia pensava che potessimo fare un campione anche di lui. E tu no? No, ci sono cavalli che non sono adatti a fare i trottatori, è troppo timido. Ho provato a convincerla a non comprarlo, ma è stato amore a prima vista da parte di entrambi. Posso immaginarlo. Credo che sia stata l'unica volta in cui si è sbagliata. Non ho idea di cosa abbia visto in lui. Sognava che un giorno avrebbe vinto tutte le gare più importanti. In effetti non si è mai sbagliata su un cavallo. E se lei fosse stata l'unica a vedere quello che c'è dentro di lui? Allora sarebbe stata anche l'unica a poterlo tirare fuori. Adesso è tardi, non diventerà mai un trottatore. Ma ormai non mi importa. Perché dici così? Rebecca ha detto che volete vendere. Durante le vacanze estive spesso sognavo anch'io di lavorare un giorno qui con Pia. So che sarebbe stata molto contenta se tu avessi voluto succederle. Philip è un medico di successo e quando aprirà la sua clinica sarà l'ortopedico più richiesto di Stoccolma. Quindi l'allevamento non rientra nei vostri piani di vita, è chiaro? Troveremo un buon acquirente che possa portare avanti l'allevamento come avrebbe voluto lei. Lo capisci, vero? No, non capisco. È l'unica possibilità, Gustav. Pia la vedeva diversamente. Sono certa che troveremo il compratore giusto e ti giuro che farò di tutto perché tu non perda il tuo lavoro. Ti prego, Gustav, devi credermi. Non è facile per me. Sono affezionata all'allevamento quanto te. Allora non devi venderlo, maledizione. Sappi che tu sei l'unica che abbia davvero le doti per gestire la sua eredità. No, non puoi pretendere che io metta sotto sopra tutta la mia vita. Salve. Salve. Lei non è la sorella di Ellen? Rebecca. Magnus. In effetti l'ho vista al funerale, ma a dire il vero non so che rapporti avesse con mia zia. 4 anni fa Pia mi ha affittato il terreno sulla collina per poter produrre del vino. Come? Produce vino qui in questa zona? Sì, è una tipologia particolare di ice wine. E se il tempo sarà clemente, quest'anno avrò un ottimo raccolto. Non sapevo che ci fosse anche una vigna nella tenuta di mia zia. Il terreno apparteneva a lei, non era mio. Non aveva voluto vendermelo subito perché era un po' scettica sulla riuscita del mio esperimento. Ma per la fine dell'anno volevamo rendere la cosa definitiva. Che intende dire con questo? Che il terreno sarebbe dovuto diventare di mia proprietà. Il contratto di vendita era stato messo a punto. Dovevamo solo firmarlo.
Immagino sappia che vogliamo vendere la tenuta. No, questo non lo sapevo. Ciao. Ciao. È stato bello? Sì. Sai che cosa mi dispiace? Che non ci sia più il pollaio. Sciocchezze, le galline ti facevano paura. Soprattutto il gallo. Oh, non è vero. Oh, sì. Altrimenti perché scappavi via? Avevi paura che ti beccasse le dita dei piedi? Ti dimentichi di Henrietta. Andavo da lei ogni mattina a raccogliere le uova dal nido. Solo perché volevi fare la brava davanti a Pia. Erano tempi meravigliosi. Di un po', lo sapevi che possediamo anche una vigna? Sì, prima che Pia affittasse il terreno a Magnus c'era un prato. Io lo trovo fantastico. Questo forse aumenterà il valore della tenuta. Una vigna in Svezia non ce l'hanno tutti. Allora, in primo luogo la vigna appartiene a Magnus. Non è vero, lui ha solo affittato il terreno. E in secondo luogo la vigna è stata un'idea sua, è lui che l'ha creata, è lui che se ne occupa. Ma non è il proprietario. Quelle siamo noi. E grazie alla vendita ne ricaveremo tutto il possibile. Gustav ritiene che sarebbe un errore vendere. Già, e ti meravigli? Ha paura di perdere il suo lavoro. No, non è solo questo. Tiene davvero all'allevamento. Ha lavorato qui per tanti anni e non è più così giovane. Non avrà problemi, è un ottimo allevatore. E se lo mettessimo solo in affitto per adesso e ci riflettessimo con calma? Assolutamente no. Quei soldi mi servono adesso. Santo cielo, Elin! Fino a un paio di giorni fa pensavo di dovermi togliere dalla testa il sogno di gestire lo studio legale. Ma adesso questo è un dono del cielo. Non dover più finalmente dipendere da nessuno. Non avrò un'altra opportunità come questa. Già. E che mi dici di papà? L'hai richiamato? Ti ho mentito. Non ci ho nemmeno provato. Non ho idea di dove si trovi e non me ne importa niente. Ma perché dici così? Deve essere informato. Bene, allora fallo tu. Vieni! Vieni! Vieni qui! Vieni! Vieni qui! Vieni qui, bravo! Bravo, vieni da me, così. Mistral! Ciao, che bravo! Bravo! Ottimo! Visto? Bravo! Bravo. Va tutto bene. Va tutto bene. Sembra che tu gli piaccia. Non è merito mio, ma della giacca di Pia. Ha riconosciuto il suo odore. Gustav non ha mai capito che cosa ci trovasse Pia, ma forse era solo geloso perché Mistral aveva conquistato il suo cuore. Forse. E io ho sentito che volete vendere. Naturalmente. Cos'altro dovremmo fare? Non siamo allevatrici. È un peccato. Penso che tu saresti perfetta. L'allevamento era il sogno di Pia, non il mio. Solo perché ho trascorso qui le mie vacanze non significa che debba calcare le sue orme. La decisione spetta a te. Perché siamo venuti qui? È una sorpresa. Thank you.
tuo? L'ho preso in prestito, però posso averlo per tutta l'estate. Un pilota è sempre un pilota. Gli aerei commerciali li prendo solo da passeggero, ma questo idrovolante mi affascinava parecchio. Hai voglia di fare un giretto? Posso dire di no? No. Vieni. Dove sarebbe la scialuppa? Temo che dovremmo camminare. Camminare? Vorrei dire nuotare. Non faccia così, madame. Non è profondo. Lo vedi? Mi sono bagnato giusto i piedi. Sì. Oppla! Oh. Adesso puoi mettermi giù. Grazie. Niente. Qui lo scrittore August Strindberg ha avuto le sue idee più geniali. Su quest'isola e su quella di Scimendo ha trascorso le sue estati più felici. Quando sono venuto qui in aereo la prima volta, ho capito di voler cambiare completamente la mia vita. Mi sono anche chiesto se sia stato giusto lasciarti andare così 2 anni fa. Non avevi altra scelta. Perché? Era solo una breve pausa tra me e Philip. Non sarebbe stato giusto nei suoi confronti iniziare qualcosa con te. E poi abbiamo rimesso in piedi il nostro matrimonio. Ma adesso sei tornata. Magnus, non voglio darti false speranze. Mi piace molto trascorrere del tempo con te, davvero. Ma la mia vita è al fianco di Philip. Allevamento Jacobson, sono Rebecca Hanson. Rebecca? Ah, Philip. Come stai? Bene, grazie. Le mie condoglianze. Mi dispiace di non essere riuscito a venire al funerale. Non c'è problema. Ecco, in realtà volevo parlare con Eileen, ma è cellulare spento. Le dirò che hai chiamato appena torna. Sì, dille di richiamarmi, è importante. Glielo riferirò. E com'è andata dal notaio? Come ci aspettavamo. Siamo noi le eredi. Insieme ad Harald, tra l'altro. Ah, e nel caso in cui ti interessi, il denaro della vendita vi aiuterà molto per la costruzione della clinica, ma ti racconterà tutto Eileen. Stammi bene, Philip. Sì, anche tu. Allora? C'è qualcosa di prezioso? Non ne ho idea. Non me ne intendo di cose così vecchie. Dovremmo mostrarle ad un esperto, direi. Ha chiamato Philip, ha detto di richiamarlo. E forse dovresti riaccendere il cellulare. Oh,
lo faccio più tardi. Non sono ancora riuscita a sentire papà, gli ho lasciato alcuni messaggi in segreteria. Spero davvero che li ascolti. Senza di lui non possiamo prendere decisioni. Già, tipico da parte sua. Non c'è mai quando abbiamo bisogno di lui. Non capisco perché sei così arrabbiata con papà. Forse non è stato un padre perfetto, ma ci è sempre stato vicino. Sei tu che hai interrotto i contatti. In ogni caso sono sicura che non si intrometterà nella vendita della tenuta. Per questo volevo caricare l'annuncio di vendita in rete quanto prima. Ma lo faccio domani, la giornata è stata lunga. Sto per addormentarmi in piedi. Anch'io. Non siamo più abituate a così tanta aria fresca. Buonanotte. Buonanotte, sorellina. Buongiorno, Mistral. Bravo. Ah, buongiorno. Ehi, Rebecca. Posso presentarti, Mistral? Puoi venire, per favore? Voglio mostrarti l'annuncio prima di metterlo in rete. Credo che avremo presto molte offerte e troveremo un acquirente. Non ci sono così tanti allevamenti di trottatori. Ci ho riflettuto e non voglio ancora vendere. Cosa? È tutto troppo frettoloso. Davvero? Aspettiamo papà e poi faremo una riunione di famiglia. Parli sul serio? Che ti prende così all'improvviso? Noi venderemo. Sarebbe un errore. Riflettiamoci ancora. L'allevamento, santo cielo, lo sai anche tu, è un posto così speciale. Siamo state così felici. Non posso crederci. Non voglio fare qualcosa di cui poi ci pentiremo. Va bene. Allora comincia pure a pensare a un modo per pagarmi. Io non voglio tenermi l'allevamento di Pia. Che cosa dirà Philip di questo tuo improvviso cambiamento? Ma certo, non gliel'hai detto. Bene, sei stato bravo. Con calma, vedi? Sì, sei buono. Non avere paura. Shh. Faccio piano, bravo. Adesso mettiamo questo. Shh. Va tutto bene, abbiamo fatto, è tutto a posto, ok? Adesso ti metto questo. Piano, faccio piano, va bene? Con calma. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Non devi avere paura. Ecco qua. Felin, ti sei fatta male? No, sto bene. Sono stata frettolosa. Non è ancora pronto. Vorrei mostrarti un altro puro sangue. Si chiama Rocco. E credo che diventerà un grande campione. Ci vuole un'oretta di macchina. Vieni con me? Sì! Così! Sì! Sì! Chi punta su Rocco, punta sulla vittoria. Ma anche lei la pensa così. Beh, ecco, deve ancora lavorare molto. I suoi tempi sono buoni, ma Mistral è più veloce. Beh, se lo dice lei. Ci sono già molte persone interessate a Rocco, deve decidere presto, altrimenti lo perderà. Sarebbe un'ottima aggiunta per il nostro allevamento. Tu che ne pensi? Sì, hai ragione, è un ottimo cavallo. Ascoltate bene, avete tempo fino a venerdì per valutare l'offerta. Poi passerà alla concorrenza.
Buona giornata. Ellen, dobbiamo vendere Mistral per poterci permettere questo cavallo. Ci frutterebbe montepremi milionari e potremmo vendere i suoi puledri a un ottimo prezzo. Bene. Te lo dico io. Questo stallone vale oro. Hai già un potenziale acquirente per Mistral. Anders. Anders Ewaldson. Anders. Venire qui. Me l'ha fatto conoscere Pia. Naturalmente resterà il nostro segreto. Dove sei stata? Gustav mi ha mostrato uno stallone che vuole assolutamente comprare. Significa che non venderete? In ogni caso, non così in fretta. Tuttavia, se mio padre e Rebecca insistessero a volersi sbarazzare dell'allevamento, dovrò arrendermi. Ma se vuoi sapere della vigna, troveremo una soluzione. Ti prometto che mi impegnerò affinché tu possa comprarla alle condizioni di Pia, va bene? Non mi importa solo di questo, e lo sai bene. Allora? Adesso, caro signore, la prego di lasciare questo luogo. C'è una donzella che vorrebbe fare un bagno in santa pace. Agli ordini, Milady. Me ne vado subito. Grazie. Ti auguro una giornata rilassante. Altrettanto a te. Ciao. Come stai? Ciao. Meno male che sei qui, così potrai dissuadere Ellen da questa follia. Quale follia? L'idea di tenersi l'allevamento. Che cosa? Sta dando i numeri. Non riesco proprio a crederci. Insomma, perché se lo vorrebbe tenere? Chiediglielo tu, io non la capisco. Aspetta, Rebecca. E tu... Tu come stai? Come dovrei stare? Bene. A parte il fatto che tua moglie sta per mandare all'aria tutti i miei piani per il futuro. Volevo solo dirti che... Non c'è niente di cui dovremmo parlare. L'ho dimenticato da tempo. Sì, anch'io. È stato un errore. Grazie per la sincerità. No, non intendevo questo, io... Smettila, Philip. È tutto a posto. Perché non mi hai chiamata per dirmi che arrivavi? Tu non mi hai richiamato. E insomma, è stata una decisione improvvisa. Dal momento che non sono riuscito a venire al funerale, ho pensato di portare dei fiori sulla tomba di Pia. Gentile da parte tua. So quanto tenevi a lei. E poi, in qualche modo, vorrei ringraziarla. In che senso? La tua eredità? Rebecca mi ha raccontato. Ci aiuterà con la costruzione della clinica. Voglio dire, non ho idea di quanto valga un allevamento come questo, ma... Philip, non ti avevo ancora chiamato perché... non so come andranno le cose, non voglio vendere così in fretta. Ah, no? E cosa hai intenzione di fare? Vuoi cominciare ad allevare cavalli? E perché no? Forse non lo ricordi, ma ho studiato veterinaria. Ma non hai finito gli studi ed è passato tanto tempo. Li ho abbandonati per te. Direi sul serio. Non mi starai rinfacciando di aver abbandonato gli studi per colpa mia. Se fosse stato così importante per te, avresti potuto ricominciare in qualsiasi momento. Ma non l'hai fatto. No, è vero, e non ti sto rinfacciando niente. Mi piace lavorare con te. Perché mi parli così? E adesso non ti piace più? Adesso preferisci allevare cavalli? Ti prego, Ellen. Torna in te. Non buttare via quello che abbiamo costruito. Questo no. Ma non posso nemmeno svendere l'eredità di Pia così in fretta. Ma certo che puoi. L'allevamento non ha niente a che fare con la nostra vita. E inoltre ho urgente bisogno di te in ambulatorio. Non puoi immaginare che caos scoppia quando manchi anche soltanto per un giorno. Posso immaginarlo senza problemi.
Naturalmente è allettante passare il tempo qui. Lo capisco perfettamente. Ma il nostro futuro è l'ambulatorio a Stoccolma. E la nuova clinica che sogniamo. Che solo tu sogni. Ciao. Questo silenzio è magnifico. Yeah. A Stoccolma invece regna il rumore costante giorno e notte. Qui si ha la sensazione di entrare in contatto con la natura. Mi sono molto affezionata a Mistral. Non c'è proprio nessuna possibilità di comprare il nuovo stallone senza doverlo per forza vendere. Ellie, se parli sul serio, allora dovremmo discutere di come andare avanti. L'allevamento non è proprio privo di debiti, come sai. L'anno scorso abbiamo dovuto aggiungere delle corsie nuove per gli allenamenti. Non è stato economico, ma è stato necessario. E oltre a tutto il resto, l'investimento sbagliato in Mistral. Non riesco a credere che Pia si sia sbagliata tanto. Capisco, tu ti voglia fidare dell'istinto, ma non significa che di lui si possa fare un campione. Sì, ha un ottimo pedigree. Nessuno sa perché sia così difficile. All'apparenza è un puro sangue che potrebbe avere grandi possibilità. Già, proprio per questo non dovrebbe essere venduto. Pia non vorrebbe. Prima o poi l'avrebbe ammesso anche lei. Tu hai davvero un fiuto meraviglioso per i cavalli. Ha una struttura fantastica, ha uno sguardo dolce ma deciso. Diventerà un grande campione. Hai un ottimo spirito d'osservazione, Ellen. Davvero? Ho visto andare e venire tanti cavalli, ma di campioni davvero pochi. E quelli li ho riconosciuti subito. Ma Mistral non è un campione, te lo dico io, non si lascerà mai guidare. Figuriamoci se sarà in grado di fare una corsa. Aveva riposto grandi speranze in te. Ma adesso che lei non c'è più, non ti interessa, vero? Buongiorno. Ciao. Vuoi un caffè? Sì. Senti, ho riflettuto seriamente sul tuo desiderio di tenere l'allevamento. Ne vuoi uno? No, grazie. Non si può fare. Non possiamo permetterci di tenere l'allevamento. Comunque rimarrò qui un paio di settimane. Sì, che potrebbe sostituirmi all'ambulatorio. Come ti viene in mente? Non puoi prendere certe decisioni senza consultarmi. Oh, andiamo, non ti mancherei affatto. Lavori 18 ore al giorno e poi ti butti a letto stanco morto. Non noterai neanche la mia assenza. Siamo sposati. Siamo una famiglia. No, non lo siamo. Noi siamo una coppia. Adesso capisco. Non si tratta dell'allevamento. Allora, proviamoci ancora. A fare cosa? Un figlio. Adesso non vorrai ricominciare con tutte quelle procedure? Perché io non voglio. Non voglio provare di nuovo la speranza e poi la delusione. Non ce la faccio. E se invece riflettessimo sull'adozione? Niente figli altrui, avevi detto. Se ne avremo uno, dovrà essere sangue del tuo sangue. Non avevi detto così? Perché adesso hai cambiato idea? Non è facile neanche per me. Io voglio avere un bambino con te. E so che lo desideri anche tu.
Salve. Salve, sono Anna Felding, la babysitter di Lasse. Devo parlare urgentemente con Rebecca, è ancora qui. Eccola che arriva. Lasse ha la febbre molto alta e io non so che fare. Rebecca, c'è qui una persona per te. Che cos'ha? Ho provato a chiamarla, non sapevo più che cosa fare. Ha la febbre. Quanto è alta? Quando l'hai misurata l'ultima volta? L'ultima volta mezz'ora fa. Aveva 39 e mezzo. Ci serve un medico. Rebecca, chi è questo bambino? È Lasse. È mio figlio. Tuo figlio? E perché non mi hai detto niente di lui? Sta male. Ci serve un medico. Conosci un pediatra qui in zona? Per favore, chiamalo. Ha qualche eruzione cutanea? Tossisce? La febbre è arrivata all'improvviso. Lo sai, i bambini hanno spesso attacchi di febbre. Gli faremo degli impacchi freddi e vedremo se la febbre scende. Altrimenti chiamiamo un medico. E poi c'è Philip, è un ortopedico, ma è anche un buon medico generico. Forza, entra. È solo un'infezione innocua. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Bene, vieni dalla mamma. Elin ha ragione. Fagli un paio di impacchi freddi e vedrai che la febbre scenderà. Va bene. E poi è vispo. È sempre un buon segno. Grazie, Philip. Ti rendi conto? Mia sorella ha un bambino e noi non ne sappiamo niente. Mi mancano davvero le parole, Philip. Per caso è successo qualcosa di grave tra di voi che io non so... Non ci vedevamo da tanto tempo, sì, ma... Mi ha nascosto suo figlio, non riesco proprio a crederci. Non prenderla sul personale. Sono sicuro che tu non c'entri niente. Se io avessi avuto un figlio, l'avrei detto a tutti. Avrei voluto che tutti gioissero con me. Ho bisogno di un po' d'aria. Vieni con me. Non posso. Oggi pomeriggio devo tornare in ambulatorio. E domani c'è l'intervento del signor Landesman. Ci terrei molto che tu mi assistessi. E poi potrai tornare all'allevamento, se è proprio necessario. Ma ti prego, adesso torna con me a Stoccolma. Quando vuoi partire? Al più tardi, a l'una. D'accordo, vengo con te. Faccio solo una passeggiata, va bene? Ciao, Magnus. Ciao, Elin. Che piacere vederti. Ho quasi finito con le mie erbacce. Sono passata un attimo a salutarti. È venuto Philip, stiamo tornando a Stoccolma. Ha bisogno di me. E al momento qui non riesco a decidere niente. Mio padre non si fa vivo e mia sorella comunque non resterà a lungo. È un peccato. Mistral ha bisogno di te, devi occuparti di lui. Non ne ho il tempo. Che ne è dei tuoi sogni? Dove li hai lasciati? Il mio sogno è invecchiare insieme a Philip. E che ne è di noi? Quella notte d'estate di 2 anni fa, ti ricordi? Naturalmente. Per tutta la notte abbiamo parlato e parlato, fino al sorgere del sole. E poi ti sei appoggiata a me e hai detto... Vorrei che questo momento non finisse mai. In quell'attimo ho capito che noi siamo destinati a stare insieme. No. Ho fatto una promessa a Philip. Ti ho conosciuto troppo tardi. Allora, sta meglio? Adesso sta dormendo. È proprio un bel giovanotto. Complimenti. Grazie. Quanto tempo ha? 12 mesi. E chi è il padre? Non è importante. Nella nostra vita non ha alcun ruolo.
Se il piccolo ha 12 mesi, non è possibile che... No, non può essere. Non sei tu il padre. Ne sei sicura? Philip, mi hai sentita? Non sei tu il padre. Scusami se ti disturbo. Non c'è problema. Sembra che stia già meglio. Sì. Prima sono andata un po' nel panico, ma è il mio primo figlio e... Ma quanto sei dolce. Ciao. Vorrei spiegarti perché non ti ho mai detto nulla di lui. Un'altra volta, Rebecca. Devo tornare a Stoccolma con Philip. Puoi dire a Gustav che probabilmente tornerò domani? Sì, certo, lo farò. Grazie. Ma non so se domani sarò ancora qui. Penso che dovremmo metterci d'accordo per telefono. Mm-hmm. La zia Elin adesso va a Stoccolma. Guarda che bello sacchiotto. Guidi tu o guido io? Come? Io? Però vengo solo per l'operazione. Va bene. Grazie a tutti. Ottimo lavoro. Siamo davvero una grande squadra. Sì, è vero. Stasera dovremmo festeggiare. Che cosa? Noi. Ah. Ti invito nel miglior ristorante di Stoccolma. E poi ci sarà un dessert che non dimenticherai tanto facilmente. Telefono. Ah, grazie. Papà, dimmi dove sei. Arrivo subito. È a Stoccolma, è giù al porto. Quando Landsman si sveglierà dall'anestesia, se ne occuperà Silke, io devo andare. Stasera non possiamo cenare insieme. Mi dispiace. Sì, va bene. È bello che questa eredità ci abbia fatto ritrovare. Forse Pia voleva esattamente questo. Già, sarebbe proprio da lei. Mentre a quanto pare Rebecca è dell'opinione che dovrei andarmene altrove. Non capisco che problema abbia con te, ma non vuole assolutamente parlarne. Tu per caso ne sai qualcosa? Non dipenderà solo dal fatto che hai lasciato la mamma, o sì? Ero disperatamente innamorato di Pia. Pia? Sì. Era l'estate quando studiavi a Copenaghen. Non ero felice. Volevo divorziare da vostra madre e cominciare una nuova come avevo sempre sognato. Ho combattuto contro i miei sentimenti per lei. Non volevo rendere tutti infelici. Ma poi le cose sono andate male lo stesso. Pensavo che se non gliel'avessi detto... avrei perso l'occasione di essere felice. E anche lei ti ricambiava? No. Pia voleva solo essere una buona amica. Non provava nient'altro per me. Ma Rebecca ci ha visti quando ci siamo baciati, almeno così ha pensato. In realtà sono stato io a baciare Pia. Lei mi ha rifiutato. Non hai provato a dirlo a Rebecca? Lei ha sentito la mia dichiarazione d'amore ed era convinta che Pia volesse portarmi via vostra madre. Non importava che cosa dicesse, mi ha urlato di andarmene e che non voleva più avere niente a che fare con me. E purtroppo nemmeno con Pia. Ecco perché non è più tornata a farle visita per tutti questi anni. Già. Perché non me ne avevi mai parlato? Mi vergognavo. Devi chiarirti con lei, papà. Una volta per tutte.
Ciao, Gustav. Ciao. I puledri sono magnifici. Eh sì, all'asta di Stoccolma andranno a ruba. Puoi andare orgogliosa del tuo vecchio Phoenix. Ma il prossimo sarà l'anno del nostro nuovo stallone. Tra l'altro, più tardi verrà Ewaldson. Vuole dare un'occhiata a Mistral, ci sarai? Papà è a Stoccolma. Presto verrà qui, così finalmente potremo decidere che cosa fare. E lui non è contrario a vendere Mistral. Ciao. Ciao, sei già tornata. Sai, avevi ragione con gli impacchi, la febbre è scesa subito. Ti ringrazio. Mi fa piacere. Ho sempre paura di fare qualcosa di sbagliato. Allora, perché non mi ha detto niente di Lasse? Non lo so. Sarebbe stato troppo, non ne ho idea. Metti al mondo un bambino e me lo tieni nascosto. Che ti prende, Rebecca? Non riesci a immaginarlo? Lasse non era programmato. Ho cercato di cavarmela da sola. La mia vita stava sfuggendo al mio controllo e non eravamo granché in contatto. Avresti potuto chiedermi aiuto. Sarei venuta da te e avrei fatto di tutto per aiutarti a superare le difficoltà. Ehi! Chi è il padre? Non è importante. Non stiamo insieme. Mi occupo di Lasse da sola. Adesso capisci perché per me è così importante investire nello studio legale. Devo essere responsabile per mio figlio, devo garantirgli una sicurezza economica. Non si tratta più solo di me. Rebecca Hanson. Sono io, Philip. Noi due dobbiamo parlare. Mi dispiace, ha sbagliato numero. Annulla tutto per i prossimi giorni. Devo partire. Sì, certo, d'accordo. Papà è arrivato. Come? È già qui? Ha ancora da fare a Stoccolma, ma verrà presto. Va bene, appena Lasse starà meglio, ce ne andremo. Ti prego, resta ancora un po'. Non cambierà niente, un giorno in più o uno in meno. Non lo voglio vedere. Ciao. Ciao. Disturbo? No. Vieni qui. Il tuo soggiorno a Stoccolma è durato poco. Deluso? No. Sono felice che tu sia di nuovo qui. Come mai? Mio padre si è rifatto vivo. Philip non era entusiasta che io dovessi già ripartire. Forse presto dovresti decidere che cosa vuoi. Se solo fosse così facile. Stiamo pensando di prendere in adozione un bambino. Per favore, non fraintendermi. Non voglio immischiarmi nel tuo matrimonio, ma ho la sensazione che tu non stia vivendo la tua vita nel modo in cui vorresti.
così difficile. No, no. Non possiamo farlo, Magnus. Scusami. È così carino. Ciao. Allora. Perché non vuoi dirmi chi è suo padre? Perché non è importante. Non lo è per me e nemmeno per Lasse. Sa del bambino? No, e non dovrà saperlo mai. Ma non puoi fare una cosa simile. Ha tutto il diritto di sapere che ha un figlio. E Lasse prima o poi vorrà sapere chi è suo padre. È sposato. Tu lo ami? No. È stata un'avventura di una notte. Niente di serio, e poi i padri sono sopravvalutati. Solo perché hai un problema con papà non puoi privare Lasse del suo. Io non ho più un padre. Oh, Rebecca, sono anni che fai di tutto per evitarlo, ora basta. Adesso non ho voglia di parlare di Harold. E ancora meno del padre di Lasse. Vuoi vedere la bozza dell'annuncio? No, aspettiamo che arrivi papà. Non cambierebbe niente. Ehi, ciao. Questo è per te. A che serve il rimorchio? Pensavo che volesse solo vedere Mistral. Lo vuole già portare via. Ma non c'è nessun contratto o avete già negoziato? Sciocchezze, non abbiamo concordato niente. Forse vuole chiudere subito. Gustav, io non voglio. Non così e non così in fretta. Non agitarti, non si fa niente senza il tuo consenso. Ah, signor Fersebro. Che ci fa lei qui? Il signor Ewaldson mi ha chiesto di fare le sue veci. E dal momento che conosco già Mistral, per me è un onore poter attendere alla sua richiesta. Sono anche dotato di un mandato che mi autorizza a negoziare senza restrizioni. Se ci accordiamo, posso portare via Mistral anche subito. Sono estasiato. Avevo pensato di portare anche Rocco, così avremmo potuto concludere uno scambio perfetto, ma non volevo dare l'impressione di voler prendere in mano le redini dell'affare. Si capisce cosa intendo? Naturalmente. Bene. Allora possiamo cominciare a discuterne. Oh! Accidenti! È sparito nel bosco. Fersebro, quell'incapace. Torniamo alla tenuta. Forse il fuggiasco è già tornato lì. Eccoli. Siete ancora qui? Sapete, avevo la speranza che foste riusciti a catturare Mistral. Peccato. Questo naturalmente getta un'ombra sulla valutazione di questo giovane stallone. Troppo nervoso. Penseremo noi a contattarla. Arrivederci. Lo spero proprio. Tuttavia, mi vedo costretto a dissuadere il signor Ewaldson dall'acquisto. Nel caso in cui non riusciste a catturare Mistral entro domani, spero comprenderete. Arrivederci, signor Fersebro. Arrivederci. Andiamo. Ma
Magnus, ho bisogno del tuo aiuto. Potremmo cercare ancora. Torniamo indietro. Ma deve pure essere da qualche parte. Sicuramente non è andato lontano. Non preoccuparti. Sono certo che presto tornerà. Mistral ha capito che volevamo venderlo. Per questo è scappato. Non avrei dovuto permettere che si arrivasse a tanto. Chiamatemi subito sul cellulare se lo vedete. Grazie. Perlustrato tutta la zona, ancora nessuna traccia. Non può essere svanito nel nulla. Su, dobbiamo continuare a cercare. Non ha alcun senso, e poi presto farà buio e non lo troveremo. Ho appena chiamato la polizia e i contadini sono stati informati. In preda al panico potrebbe essere finito ovunque. Non possiamo arrenderci, ti prego, Gustav. Sono certo che presto tornerà. Lasciala. Lasciala andare. Ciao, Rebecca. Che vuoi? Dov'è Lasse? Sta dormendo. Voglio un test di paternità. Sei impazzito? Voglio vedere nero su bianco che Lasse non è mio figlio. Deve bastarti che te lo dica io. Se sei così sicura che non sia io, allora potresti lasciarmi fare il test. È tutto a spese mie. Scordatelo. Così non va. Se lui fosse davvero mio figlio, non avresti alcun diritto di privarlo del padre. Non c'è niente da aggiungere. Lasse è solo figlio mio. Se vuoi puoi essere suo zio, ma non di più. Lui non ha bisogno di te. E questo lo decidi solo tu, vero? I bambini hanno bisogno di un padre. E io voglio essere presente. Vuoi rovinare tutto? Elin non me lo perdonerebbe mai. E nemmeno a te. Cosa non vi perdonerei mai? Niente di che. Vado a prendere Lasse e ce ne andiamo. Aspetta. Voglio sapere cosa sta succedendo. Dimmelo, Philip. È possibile che Lasse sia mio figlio? Non ascoltarlo, non è vero niente. Sei andata a letto con Philip? Da quanto tempo dura? Non c'è niente, Elin, credimi. È successo una volta, durante l'aggiornamento a Göteborg. Ti avevo detto che siamo andati a cena insieme. E come dessert siete finiti nello stesso letto? Non è possibile. Non sapevo niente del piccolo. Lei non me l'aveva detto. Non ha significato niente. Voi stavate passando un periodo difficile e Philip era frustrato. Abbiamo parlato un po' e bevuto troppo e allora è successo per sbaglio, vero? Come può accadere che un uomo vada a letto con la sorella di sua moglie? Elin, ti prego, credimi, non volevo ferirti. Non hai più bisogno di riflettere su un'adozione. Hai già un figlio tuo. Aspetta, ti prego. Non voglio vedervi mai più. Elin, non immagini quanto mi dispiace. Dobbiamo parlare, per favore, apri. Io non me ne vado finché non apri. Io ho fatto qualunque cosa per te. Ho subordinato tutta la mia vita ai tuoi desideri. Volevo che funzionasse a tutti i costi. E tu? Tu vai a letto con mia sorella. Ma perché l'hai fatto? Ti prego, no, io no. Lasciami in pace, Philip. Thank you.
Che cosa è successo? L'avete trovato? Philip mi ha tradito. Con mia sorella. Lasse è suo figlio. Abbiamo provato ad avere un figlio per anni, ma lui ne ha già uno. Con Rebecca. Devo andarmene da qui. Sembra proprio che questo non sia il posto per me. Venderò l'allevamento e ricomincerò da capo da qualche altra parte, lontana da tutto questo. Lo sai che sarebbe un errore. Ne sei sicuro? Sembra tutto così sbagliato. Nel tuo matrimonio forse sì, può essere, ma... Ma cosa c'entra l'allevamento? Ellen, questa è casa tua, lo sai perfettamente. Sono io la responsabile della sparizione di Mistral. Ah, questo non è vero. E che ne sarà di me? Se ti riferisci alla vigna, puoi tenertela. Adesso lascia stare la vigna. Parlo di noi. Io voglio cominciare una vita insieme a te. Io ti amo. Non posso farlo. Sì che puoi. Hai solo paura che non funzioni, che sarai di nuovo delusa. Abbi fiducia. Sei stato. Vieni qui. Ma dove ti eri cacciato? Ci siamo illusi con il nostro matrimonio. Siamo sinceri, Philip. La nostra vita insieme non funziona più come una volta. Hai ragione. È solo che non volevo ammetterlo. Ho sbagliato così tante cose. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Scrunching gravel under my feet, and I heard myself floating. A hundred wishes exploding, and I just smelled something sweet.
Ciao, Rebecca. Lui è tuo figlio? Lasse e io stiamo per andare via. Aspetta, Rebecca. Non ci vediamo da così tanto tempo. Ho degli impegni. Rimandali. Rebecca, ti prego. Devo assolutamente parlare con te. Credi davvero che basti questo? Ci vediamo casualmente dopo anni e si risolve tutto? Mi dispiace, non funziona così. Non ci posso credere. Allora aveva ragione. Ha sempre avuto ragione. Su Mistral, sul suo sogno e su di me. Un momento, che significa questo? Lo sai bene, Gustav. Questa è la mia vita. È solo che non riuscivo ad ammetterlo a me stessa. Mi dispiace davvero di averti fatto così tante pressioni per venderlo. Questa non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Già, ci sono tante cose che uno non si aspetta. E adesso? Come adesso? Adesso devi preparare Mistral per le corse. Deve diventare un campione. E si merita l'allenatore migliore del mondo. Santo cielo, come ho fatto a sbagliarmi così? Sei riuscito a sistemare tutto, papà? Sì, ora finalmente ho tempo per voi. Questo è Mistral? Avete preso una decisione? Mistral non sarà venduto e credo che lui sia il futuro di questo allevamento. E Rebecca l'ha incontrata? Sì, l'ho vista. Purtroppo è dovuta andare via. Non mi ha dato l'opportunità di parlarle. È un vero peccato. Già. Bello riaverti qui. È come se il tempo si fosse fermato. Sta arrivando qualcuno. Cielo. Ehi, come va? Ciao tesoro, tieni, questa è per te. Finalmente il fuggiasco è tornato e a quanto pare è tutto intero. È una vera gioia. Signor Farsbro, le sarei molto grata se evitasse di spaventare un'altra volta il mio cavallo. Ma, signora Hanson... Il mio cognome è Holberg e vorrei che se ne andasse e non tornasse più. Come ben sa, il direttore del suo allevamento mi aveva offerto il cavallo. Sono venuto qui apposta per questo e la mia offerta la sorprenderà. Mi permetto di prevedere che le farà cambiare idea all'istante e che mi metterà sotto una luce completamente diversa. Le uniche luci che voglio vedere, signor Farsbro, sono quelle della sua macchina mentre se ne va. La sua offerta non mi interessa per quanto sia alta. Mistral non lascerà questo allevamento e diventerà un grande campione. Di questo ne sono convinta. Non vuole rifletterci ancora un po'? Se il direttore del suo allevamento scoprisse che prezzo le avrei fatto, potrebbe perdere le staffe. Mi dispiace. Mistral non è mai stato in vendita. Gustav deve aver frainteso. Addio, signor Farsbro. Addio. Bravo. Chi era quello strano individuo, Elin? Penso che dovrò abituarmi al fatto che mi imbatterò in tipi di quel genere. Un momento. Questo significa che vuoi seguire le orme di Pia?
effetti, sì. Hai tutto il mio appoggio. A meno che io non debba pulire le stalle ogni giorno. No. E Rebecca? Dobbiamo farle cambiare idea. E non sarà molto facile. Già. Sono io. Dove sei, Rebecca? Sei già tornata a Göteborg? No, sono ancora per strada. Sono felice che tu mi abbia chiamata. Mi dispiace tanto. Dobbiamo vederci. Papà mi ha raccontato tutto. Se non vuoi parlare con lui, allora dovrai almeno saperlo da me. Sapere cosa? Quello che successe davvero tra papà e Pia tanti anni fa. Va bene, ti ascolto. Rebecca, capisco che tu sia arrabbiata con me, ma adesso, per favore, parliamone. Ellie mi ha già raccontato la tua storia. Figlia mia, per tutti questi anni ho provato a spiegarti come stavano davvero le cose. Ti ho scritto tante volte. Rebecca, Pia non mi voleva. Tua madre e io non ci siamo separati per colpa sua. Ma perché da anni non avevamo più niente da dirci. Tu per me eri morto, non ho letto le tue lettere. Per tutto questo tempo non ho desiderato altro che riconciliarmi con te, credimi. Forse noi due abbiamo ancora un futuro. Non sei stato un buon padre. È vero. Ma posso provare a diventarlo. E se vorrai, sarà un nonno meraviglioso per lui. Ecco dov'eri. Mi dispiace così tanto, Ellen. Io non volevo ferirti. È stata solo una notte. Allora ero sola. Lo so che non è una giustificazione, ma non c'è mai stato nulla tra di noi. Se non ci fosse l'asse, l'avrei già dimenticato. Pensi di potermi perdonare? Sì. In realtà dovrei persino esserti grata. Perché tutto questo mi ha fatto capire che la mia vecchia vita non era quella giusta per me. Mi mancava il coraggio di cambiare qualcosa. E adesso? Vuoi restare qui? Parlerò con la banca per avere un'ipoteca con cui poterti pagare. Io dirigerò l'allevamento insieme a Gustav. E tu? Vuoi davvero far crescere l'asse senza un padre? No. Philip può vederlo quando vuole. Scusa, dov'è l'asse? Al momento è con papà. Con papà? Sì, si è innamorato di lui. Ciao. Ciao. Beh, quando ho visto Mistral correre, ho capito che saresti rimasta per sempre qui. Qui, con Mistral e Gustav. E con te. Puoi perdonarmi? Per cosa? Per averti trascurato così a lungo. Non so proprio di cosa parli. Ha battuto il record per le qualificazioni, sì!